Salve youtubers e benvenuti ad un nuovo Fuck You Time. Tra le miliardi di milioni di domande che mi avete fatto sotto l'ultimo video su Twitter e su Facebook, ne ho scelte tre che mi avete fatto in più di uno. La prima è: io Toby, hai mai fatto qualche errore nelle tue recensioni? Pff, ma figurati, ma è ovvio che no. Magari un paio. Una manciata? Ok, probabilmente in ogni singola recensione c'è un piccolo errore. Per esempio nell'ultima, quella su Kenshiro, io ho preso in giro il film perché Ken guarisce Lin dalla cecità. Ma in realtà lui l'ha fatto anche nell'anime. Ma l'ho visto troppo tempo fa e non me lo ricordavo assolutamente. È vero però che mi perdonate. Oh. E avevo chiesto a Dario Moccia di farmi l'introduzione proprio perché non volevo sbagliare. L'ironia. Ma il motivo principale dei miei errori è semplicemente perché scrivo i video da solo, senza che ci sia nessuno che mi dica: guarda che hai scritto una cazzata. Questo perché nessuno vuole vedere i film con me. Sono da solo. Ma andiamo avanti. La seconda domanda che mi avete fatto è: perché sembri sempre raffreddato? Questo è uno di quei misteri che mi porto dietro, neanche fosse il fumo nero di Lost. Perennemente mi arrivano commenti tipo: ma come cazzo fa ad essere raffreddato anche ad agosto questo qua? Vi spiego il motivo. Io ho scoperto di avere un setto nasale leggermente più stretto del normale, ma proprio un paio di millimetri. Quindi non appena inizia a riempirsi di schifo, anche di pochissimo, la mia voce diventa quella di Luca Laurenti. E siccome d'estate sono allergico al polline e d'inverno sono raffreddato, il mio naso è chiuso 24 ore su 24. Ma non è un problema solo per i video, eh? Per esempio, con il naso tappato la notte dormo con la bocca spalancata ed inverno mi risveglio con due tonsille grandi come i testicoli di un tanuki. Cerca la riproduzione dei babboot. Non conosco la parola babboot. Babboot, quello della preistoria, babboot. Non conosco la parola babboot. Oh, che palle, babba mia. Non conosco la parola babba mia. Baffanculo. Mortacci tua. L'ultima domanda è: continuerai la serie sul comodino? Se non sapete di cosa sto parlando, nelle info c'è un link che non dovete cliccare. Comunque no, non la sto continuando, ma ne sto preparando un'altra che vi mozzerà il fiato. È la serie dei Batman gemelli. Nella città che non dorme mai, due eroi. Due cavalieri oscuri, uniti da un tragico passato e da una missione da compiere, che li metterà davanti a una sconvolgente verità. Sono due giocattoli. Molto semplicemente sono due giocattoli, quindi non è che possano fare molto. Io gliel'ho anche detto, però testardi, quindi non è che uno può fare tanto. Sì, in ufficio mi annoio parecchio. Quindi, queste erano le domande che mi avete fatto più spesso nell'ultimo video. Se me ne volete lasciare di nuove, domande che non mi sono mai state fatte, tipo, che ne so, quando esce la nuova recensione o se recensisco sto maledetto Black Sheep. Perché quelle domande non me le fa mai nessuno. Io non ho la casella mail intasata dalle stesse due domande, no! È soltanto una mia illusione. Potete farmele qui sotto. Però prima di concludere del tutto vorrei raccontarvi una cosa. Qualche giorno fa mi è arrivata una mail di un ragazzo che mi salutava e mi faceva i complimenti per i video. E mi raccontava che questo è un periodo un po' negativo per lui, per motivi familiari che non vi sto a dire. E mi dice che guardando i miei video, per quei 10 minuti lui riesce a tirarsi un po' su il morale. E non è l'unico che mi ha scritto queste cose. Quindi io non posso fare altro che ringraziarvi di cuore, perché questo vuol dire che non solo voi date tantissimo a me, ma ogni tanto riesco a dare qualcosa in cambio anch'io. Quindi grazie mille.